Amici miei, scusate il faccino, bisogna andare a dormire, in realtà dormivo già, ma oggi è stata una giornata ancora più dura perché oltre l'esame per il ricovero dell'altro giorno che vi accennavo, ho voluto farne degli altri in vista dell'intervento di martedì. Sapete che io dico queste cose soprattutto per chi mi conosce anche personalmente e è giusto che anche tutti i miei cuoricini siano informati perché quello che mi scrivete, mi mandate, mi fanno sentire veramente voluta bene a tutti voi. Però metà pomeriggio sono crollata, ovviamente tutta la famiglia era in casa, anche maritozzo, tranquilli. E poi però l'astinenza da farmaco perché mi sono stancata più del dovuto, alle 7:30 mi ha chiamata. E ovviamente si sta male, no? Poi vi ho raccontato, lo ripeto per chi magari si è perso il video, che mi hanno aggiunto pre-intervento, poi post, e speriamo poi di togliere questa ulteriore medicina, perché ho dei valori che per l'intervento non vanno bene. Questa medicina è un disastro, ragazzi, è un disastro. E quindi niente, peggio e peggio, però devo prenderla. Però ho detto, resisto, resisto, ho fatto la terapia già per quello questa faccina. Però quando la prendo che è già entrata la fase dove il mio corpo dice hai bisogno di prendere la terapia. Poi ci vuole almeno un'oretta o due prima che passi, ma sono contenta. Sono contenta perché ho visto la mia famiglia cenare. Io ovviamente sapete che pranzo malapena, non riesco a mangiare, ma non importa. Sono contenta. Paprika è salita dalla sua pipì, spero anche cacca notturna. Sì. Oh, bene. E adesso si va tutti a riposare. L'Annetta sta finendo di lavarsi, Aurea l'ha fatto e tutto ciò sono contenta nel disastro di quello che accade, che sono stata con loro un pochettino. Vi auguro una dolce notte, dolci sogni e un buon risveglio domani mattina a tutti voi. E da Tiabi, Fabri. Passo e chiudo e bacetti in aria.